cari professori. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Stefano, buongiorno. Ubaldo, buongiorno e buon appetito a tutti, eh. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Buongiorno Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Hai letto le dichiarazioni di Spalletti? Eh? Ho tu letto le dichiarazioni? Ho letto. Ho tu letto questo? Cioè, letto. Mamma mia. Voi date retta alle dichiarazioni? A tutto quello fanno tanto. Come sono state retta? Smentite? No. No. Non sono state. No, ancora no. Sono state confermate. Quindi, cioè, c'è un audio per cui. No, beh, anche altre volte c'erano audio, anche video, poi sono state addolcite. Vabbè, comunque questo interessa poco. L'importante è che non ha smentito tutto quello che ha detto. In fondo che cosa ha detto Luciano Spalletti? A me la cosa che maggiormente ha colpito, pur considerando che io credo poco nelle parole, credo molto più nei fatti, è quando lui ha spiegato che non vuole rinnovare il contratto perché adesso va avanti così di anno in anno. E quella è una domanda che io mi aspettavo, la risposta mi ha preoccupato, lo devo dire, perché non credo che Spalletti sia stato sincero al 100%. Fornendo quella risposta, è una mia opinione, ovviamente, basata su alcuni fatti concreti, però il fatto che lui abbia detto che non voglio rinnovare perché adesso vado avanti così non mi convince. Io credo che, come sanno tanti perfettamente, lui sta aspettando che la società si muova in un certo modo. Ah, non c'è dubbio, ma io su questo sono d'accordo con te, eh? Assolutamente. Infatti, non credo neppure, io credo alla sua buona fede quando dice Rangolan mi ha detto che resterà con noi, ma io ricordo perfettamente che alla fine di una partita, delle ultime partite, Spalletti virgolettato, andatevela a riprendere, c'è anche un titolo, i titoli su tutti i giornali, virgolettato, Pjanic mi ha detto che resterà, chiuse le virgolette, una dichiarazione di Spalletti che evidentemente era stato in qualche modo anche lui tradito dalla voglia invece del Bosino di andare via. Ho letto anche che Pjanic l'ha chiamato e questa è una cosa che gli ha fatto piacere. La mia curiosità è sapere quando l'ha chiamato, il 9, l'8, il 10, l'11, direttamente dallo stadio della Juventus, non lo so perché. Da casa di Marotta. Sono delle tempistiche, prego? Da casa di Marotta, sembra. Da casa di Marotta. Sono delle tempistiche che non mi convincono e non mi convinceranno mai, al di là di tutte le spiegazioni che vengono date. La Trigoria di però intorno. Siccome ti sento bello maliziosetto, ti faccio una domanda. No, io lo sono, io lo sono, io lo sono per natura, ecco. Faccio ma, cronaca. Ecco, in maniera, ecco, tra la malizia e la cronaca, e quando lui dice so che sono tranquillo perché Nainggolan mi ha detto che resta, sì, e anche in qualche modo una cosa per dire alla società, lui mi ha detto che resta, se poi parte non è che diciamo come è successo con Pjanic che lui può andare via. C'è una clausola anche sul contratto di Nainggolan, noi non lo sappiamo. Ah, beh, capace, eh? Quindi esce fuori. Quindi siccome queste sono cose abbastanza segrete, nel senso si vengono tutte a sapere dopo, no? Stavo dicendo ieri, Gabriele e Ubaldo se lo ricordano, il discorso legato ad esempio alla clausola per il contratto di Manolas, chi lo sapeva che c'era questa clausola legata all'eventuale corresponsione di soldi all'Olimpico se fosse ceduto prima di una certa data, quindi noi non possiamo saperlo. Io mi fido di quello che ha detto Spalletti e spero che Nainggolan non gli abbia detto una bugia, questa deve essere la mia speranza. Non credo che Spalletti abbia detto una cosa così tanto per forzare la mano a qualcuno. E poi, se non ricordo male, la Roma sta in qualche modo cercando di venire incontro a Nainggolan, quindi di evitare il rischio di un'altra cessione così importante, ed è una cessione che secondo me farebbe ancora più male ai tifosi proprio sotto l'aspetto tecnico, perché Pjanic che va alla Juventus fa male per il tifoso, perché non devi andare mai in una squadra, diciamo così, tra virgolette avversaria se non nemica, però Nainggolan è uno che è un calciatore unico nel suo genere, uno che ha riempito gli occhi e il cuore dei tifosi della Roma, quindi magari la sua partenza sarebbe molto più accettata in malo modo. Devo dire, e qui chiamo in causa il professore illustre Ubaldo Righetti, che ieri il suo amico Max Allegri ha parlato dell'acquisto di Pjanic, cioè, giusto? Sì, qualcosa ha detto, sì. Dai. Ha detto qualcosa, no? Pubblicamente, oltre a quello che dice magari in privato. E lui ha detto, e la cosa che francamente più mi ha dato fastidio, non tanto che la Juventus ha acquistato Pjanic, quanto ha tolto Pjanic a una diretta concorrente. E questo te la dice lunga, no? Su quello che è poi l'intenzione anche di un club come la Juventus, quello di rafforzarsi ma di indebolire anche coloro che possono dargli fastidio. Ma tanto non è stata una cessione da parte della Roma, è stata una scelta da parte del giocatore, questo ci è stato detto e questo ci continuano a dire anche da Torino, e quindi non possiamo farci niente. Però il fatto che Pjanic si è andato una diretta concorrente comunque dà fastidio a prescindere, no Stefano? Questo credo sia abbastanza chiaro, no? Però intanto ancora qui ancora parliamo di Pjanic, parliamo di Nainggolan, Spalletti fortunatamente
Ubaldo ha detto quello che pensiamo tutti, no? Del quale stavamo discutendo anche ieri, che manca la difesa. Certo, infatti. Quando ieri dicevamo chi prenderesti, un terzino sinistro e un centrale come prima cosa, qualcuno, mi ricordo che abbiamo detto, ma il centravanti, beh, tanto sistema dietro, che mi sembra la cosa principale. Intanto Mimmo, scusami, un'altra notizia ha dato, che il terzino della Roma è Mario Rui, non Degna. Esattamente. Perché se no non ci farebbe... Scusami. No, ci stavo arrivando, nel senso che anche in questo caso io penso che la Roma non si fermerà lì, nel senso che tu puoi prendere Mario Rui e sei costretta tu, Roma, a rinunciare a Digne, ma non puoi pensare di andare avanti per tutta la stagione sperando campionato e Champions con soltanto Mario Rui come esterno sinistro. Io faccio fatica a pensare che possa essere Emerson Palmieri un'alternativa importante in quel ruolo. Ricordo che Emerson Palmieri era in prestito, che quindi a fine prestito è tornato tranquillamente al Santos da dove era stato preso, quindi la Roma dovrebbe in qualche modo acquisirlo di nuovo e con una formula che poi troverà eventualmente la Roma. Però lì a sinistra al momento, se non ricordo male, c'è soltanto Mario Rui, che ancora non è stato perfezionato come acquisto, però insomma ne parla Spalletti ed era facile pensare che lui ne parlasse bene, avendolo visto un sacco di volte all'Opera. Però anche lì io mi aspetto il colpo a sorpresa da parte di Sabatini, perché lì ci ha sempre abituato, no, al numero a colori, con alterne fortune, penso a Olebas, penso a Cole, penso anche a Emanuelson e cose di questo genere. Però insomma lì io non penso che la Roma si fermerà a Mario Rui. Cioè, Mimmo, tu pensi più a un colpo sulla sinistra che nella zona centrale? No, io penso tutte e due, nel senso che al centro mi serve un titolare, perché Rudiger, che non sta bene, che sarà pronto per fine anno e che comunque continua a essere l'oggetto del desiderio dei grandi club, io quindi non escluderei proprio a priori l'ipotesi che la Roma possa in qualche modo pensare, soltanto pensare, ad un'eventuale cessione anche da infortunato. Lì comunque ti manca il titolare. Ieri proprio in estremis Gabriele, durante il nostro collegamento, ha parlato di un interessamento del Genoa per Cassante, lo ricordi Gabriele? Come no, Mimmo? Sì, certo. Come no, esattamente, certo. E poi nel corso della giornata si è avuta conferma di tutto questo, quindi la sensazione, qual è la sensazione? È che Cassan non rientra precisamente nei piani della Roma per quanto riguarda la difesa, e lì al momento che è solo Manolazzo, questo ha detto Spalletti, e quindi io lì mi aspetto un titolare, non mi aspetto una soluzione così di passaggio. Ieri mi era piaciuto molto, io non ero collegato, che insomma sto vivendo, ci manca solo che mi viene qualche cosa a me ho risolto tutto in questo periodo, e sentivo però il tuo collegamento e ti avrei abbracciato, perché ho colto delle sfumature nella tua analisi sul possibile successore di Pjanic. Intanto ho colto una cosa che io penso che tu condivida, a me piace molto Kovacic. Sì, l'ho anche provato a dirlo, ma ieri Ubaldo mi ha un po' bocciato, sì, ma l'ha stato bocciato anche dopo. Io parlo che secondo me quali sono le caratteristiche. Ma non proprio vedo il calcio a proprio modo. Io non dico vice Pjanic, a me piace proprio Kovacic come giocatore. Allora, ieri Spalletti ha detto una cosa, se non ricordo male, riguardo Kovacic, che lui è il giocatore ideale per una squadra che gioca palla a terra. Che mi pare detto che, questo, sì, che la Roma tenda. E la Roma mi sembra che sia una squadra che gioca palla a terra, cioè difficilmente la butta per aria. Sì, è vero. O se inventa i campanile sera, tanto per citare il nostro grande amico Carlo Mazzone, vero Ubaldo? Lui diceva tirare il cappello in aria. Campanile sera, che ci faccio? Campanile sera. Dice, così, sì. Lucio dice invece non tiriamo il cappello per aria, non tira il cappello in aria, no? Era il suo modo per descrivere il pallone. A proposito, o se sono dimenticati i colleghi che insomma erano lì insieme con l'allenatore della Roma, oppure. Cioè di Gerson non ha mai parlato Spalletti? No. Proprio non l'ha mai citato. L'ha intravisto? L'ha intravisto? Sì, lui si è allenato con Spalletti. Come no, si è anche allenato un certo periodo con lui. L'ha visto a Trigoria, ha visto. A Trigoria l'ha visto, sì. Ma l'ultimo Gerson non è un giocatore che ti scuola. Io almeno quello che ho visto io non l'ho visto prima, ho visto solo i riflessi, ho visto qualche cosetto dopo perché lo seguivo. Ma io voglio sperare che sia stata una dimenticanza. Dai. Vediamo. Non ha parlato dei tanti altri giocatori, a dire il vero, Però insomma, siccome si è parlato di Pjanic, magari ci poteva stare a fargli una domanda, ma come? Perché Roma le caratteristiche, anche il ruolo sembrerebbe sì. Tutti quei soldi, la Roma ha speso un sacco di soldi, tanto, per certo, tanto. Ma tanti. Speriamo che non abbia fatto un'altra uscita. La Roma per due brasiliani ha speso
24 e due figure, mi sembra. Sì, quasi 25 milioni. E quindi insomma sono tanti soldi. Mimmo, non ti ho sentito, però a me un altro che piace molto è Wijnaldum, diverso da Kovacic. Allora, tu che dici? Dicevamo ieri che fisicamente non è uno che non è un gigante, che ti entusiasma, però se voi mi fate il nome di un calciatore che io avrei preso sicuramente dalla Premier League nella passata stagione, ti faccio il nome di Kanté. Kanté, il francesino che adesso sì, è anche titolare della nazionale. Ma non c'è il rischio Leicester? Non c'è il rischio dell'effetto Leicester? Che sono bravi là e diventano gioca molto bene anche in nazionale, però attenzione. Però sai che c'è, che Leicester non è che giocava benissimo, Gabriele. No, nel senso che magari tutto quell'entusiasmo, quella cosa che si è creata. Conto è l'entusiasmo, è un conto, è giocare bene a pallone. Se tu mi dici una squadra che gioca bene a pallone, è l'Empoli. Leicester non gioca bene a pallone, ha altre qualità. Certo. Gioca molto più sui singoli che sul gioco, diciamo così. Ha altre qualità che sono temperamentali, che sono fisiche. E quindi, perché ti faccio il paragone? Perché un ragazzo, parlo di Wijnaldum, Giorginio, no? Il nostro amico Giorginio, che non ha una struttura fisica imponente, però come raccontava ieri Ubaldo, è uno che quando prende la palla sa esattamente cosa farci, sia se la deve passare sia se la deve giocare per conto proprio. E questo lo dimostra il numero di gol che ha segnato nella Premier League, e nel lavoro, nella quantità di lavoro che fa e soprattutto nella sua utilità tattica. Io ritengo che se la Roma è andata forte su questo giocatore, e c'è andata forte su questo giocatore, avrà intravisto nell'olandese le qualità giuste per poter fare in modo che sia. Ha fatto due anni coppia con Strootman al PSV, lui dal 2010-2011 ha giocato insieme, era una coppia di mezzali. Ci dobbiamo fermare un istante solo. Sì, per ricordarmi però di parlare un po' di questo centrocampo. Va sì, bene, vai. Assolutamente. Poco, sì. Mimmo. Campo d'estaccio, Mimmo, eccoci qua. La parola magica è centrocampo. No, centrocampo, stavo ragionando e vorrei ragionare insieme con voi, no? È vero che è partito Pjanic, però insomma, facendo un po' i conti, attualmente ci sono De Rossi, sì. Strootman, sì. Nainggolan, Van Kerr e il nostro amico Paredes, giusto? Sì, e volendo Florenzi. Volendo Florenzi, che è un super jolly, diciamo. Mm-hmm. Qualora la Roma dovesse prendere un altro centrocampista, insomma, sarebbe un reparto assolutamente completo. Io vorrei capire se c'è un'ipotesi A, un'ipotesi B, oppure esiste un'ipotesi A più B, cioè nel senso la Roma prenderà soltanto uno tra Wijnaldum e Kovacic, sono questi i nomi, facciamo questi nomi perché sono quelli più sulla bocca di tutti, diciamo così, oppure li prenderà o cercherà di prenderli tutti e due? Perché? C'è Gerson nell'elenco, Mimmo. Gerson lo mettiamo centrocampista, bene, ok. Anche se magari può essere un più attaccante, no, forse. Uno che gioca un pochino più avanti, tipo Perotti. Ieri Spalletti ha messo Perotti fra i centrocampisti. Sì, certo. Probabilmente è anche un centrocampista, Perotti. Ok. Non vorrei che poi ci fosse un'esuberanza, ci fosse qualcuno di troppo qualora la Roma ne prendesse due. Allora io mi chiedo, forse è bene per la nostra serenità che ne prenda uno solo? Ma quello giusto? Quello giusto sicuramente. Ah, per la nostra serenità è meglio che ne prenda uno solo. Esatto. Ho capito dove per la nostra serenità raggiana, diciamo. Ah. Ecco, se ci sono le parti altro. Ok, perfetto, certo. Perché insomma, se ne dovesse prendere due, temo che poi qualcosa significherebbe lasciare andare in partenza. Tu mi puoi dire, Van Kerr, benissimo, Paredes, va benino, diciamo così, però non vorrei che poi magari i pensieri andassero da qualche altra parte. Tutto qui, ragionamento molto molto semplice, perché pensa, sai che ti dico, io vorrei che la Roma facesse una grande squadra, ma veramente, sì. Perché sì, secondo me, se fai una grande squadra l'anno prossimo, c'è il rischio che te la giochi fino in fondo, ma proprio fino all'ultimo, proprio all'ultimo, in campo nazionale parlo, perché insomma ci sono anche altre situazioni che secondo me extra lontano da Roma, insomma altre società che magari hanno altri obiettivi, altre cose, quindi se Roma fa una grande squadra, c'è un grande allenatore, c'è un maestro di calcio che, anche se avendolo visto ieri poi attraverso gli schermi televisivi, si veste come un hippie degli anni 60, però insomma, è vero, c'ha più capezze lui e catene e braccialetti che la Madonna del Divino Amore, però va bene così. Che Mimmo, che vuol dire vogliamo fare una Roma forte, questo è l'obiettivo, dentro ci metto anche noi della società, dobbiamo restare uniti, non commentare per spararci addosso.
Non commentare per spararci addosso, non l'ho capita francamente. Devo dire che non so a quali commenti si riferisse, mi piacerebbe saperlo. E ritengo che ultimamente in società si è parlato molto, talvolta si è anche parlato a sproposito, e che magari Spalletti ha fatto una sorta di richiamo a dire magari siamo anche un pochino più tutti zitti e lavorare, che non è mai secondo me un modo di ragionare sbagliato. Mai. E forse voleva dire quello, però non lo so veramente, Gabriele, non so a cosa lui si riferisse. Io credo che oggi i rapporti tra non finisce però i rapporti no, no, stavo dicendo che non credendo alla dichiarazione Stefano non firmo perché voglio andare avanti anno per anno, sì, secondo me i rapporti, e qui non sono malizioso, semplicemente uno che fa un ragionamento giornalistico, che è un ragionamento, lo ripeto, quello che ho detto prima, basato su dei dati concreti, i rapporti siano sì buoni, ma insomma sempre no, vediamo quello che succede, poi decidiamo tutti insieme. Pubblicità. Ripartiamo da qua, Mimmo. Mimmo, eccolo qua, Stavamo parlando quindi della società. No, stiamo parlando della società in riferimento a Spalletti. Certo, Spalletti, chiaramente. Spalletti. Che diceva forse il caso di non accusarci, non l'ho capita insomma questa cosa. Sì, sì. Però meno si parla è meglio, insomma, io credo, no? Mimmo, un'altra cosa che ha detto Spalletti interessante secondo noi stamattina, ne stavamo parlando, ha parlato dei portieri, no? Quindi ha detto Alisson, acquisto, sì. Szczęsny, vediamo se riuscirà a rimanere, e poi sì, De Santis. Gli piace, perché la sua prima scelta, questo l'abbiamo detto un milione di volte. Infatti, e De Santis, ma De Santis deve rinnovare il contratto. Ma secondo me vedrai che succederà questo, insomma, perché De Santis è uno che piace molto a Spalletti. Come portiere, come uomo, come personaggio che ci sta bene all'interno di una squadra, che non ti chiede più di tanto, insomma, che ha accettato volentieri quello che era il suo ruolo nella passata stagione, no? Di trovarsi da titolare a riserva di un giocatore che era appena arrivato, che poi ovviamente meritava di giocare, che comunque quando è stato chiamato in casa, parlo di Santi, si è fatto trovare super pronto. È uno che non ha mai fatto polemiche, Ubaldo, io credo che un giocatore così ci sia bene in uno spogliatoio, no? Sì, dipende però. A patto che sta bene a lui, ovviamente. Certo. Esatto, perché se tu hai 30, ormai 40 anni nel prossimo anno e hai ancora voglia di giocare, è un conto. Se invece tu a 40 anni dici io sto alla Roma, c'ho la possibilità di in qualche modo posizionarmi anche nel futuro di questa società, forse fa un ragionamento, e magari quello può essere, come posso dire, anche una speranza da parte di Spalletti. Da quello che so io, ma è una cosa ormai datata, vecchia, la Roma cercherà di rinnovare il contratto sia a De Santis sia all'altro portiere, che diventerà molto probabilmente il preparatore dei portieri stessi, mentre invece Skorupski, che state magari per chi ama seguire i social, anche ieri o stamattina, non mi ricordo, ha postato. Sto migliorando giorno dopo giorno. Esattamente, un nuovo video attraverso l'aiuto di un fisioterapista della Roma, quindi vuol dire che la Roma comunque, non soltanto perché è proprietario del suo cartellino, crede in questo ragazzo, che ha bisogno comunque di riprendersi perché ha avuto un'importante operazione al braccio, però non rientra al momento nei parametri, negli obiettivi della società. La Roma ha preso Alisson, la Roma cerca di tenersi Szczęsny, e poi se potrà avere un terzo come De Santis, credo che sia tranquillamente a posto per quello che riguarda. Per i primi di luglio sapremo qualcosa su questo. Ma assolutamente sì, anche perché Alisson sarà in ritiro, no, a questo punto. Sì, ho anche detto. Forse non ci sarà Szczęsny, perché sta facendo l'europeo e bisogna vedere fin dove arriverà la Polonia, no? Oggi non giocherà, credo, Mimmo, perché no, si è fatto male, ha preso una gran botta. Sì, si è fatto male, ma insomma la Bologna è ancora in competizione, ha preso una botta, se non ricordo male. Sì. Non è un infortunio invalidante che lo costringe a lasciare il ritiro e tornare a casa. No. Cioè, meglio così, perché insomma bene che siano tutti molto bene i giocatori della nazionale italiana, quelli che sono della Roma e anche quelli che non sono della nazionale italiana, che sono ovviamente giocatori della Roma. Comunque conferma anche Dzeko, no, Spalletti? Sì, lì ti devo dire che mi sembra una conferma molto d'ufficio, in questo senso. Dzeko è stato pagato un sacco di soldi, non tantissimi, ma comunque un sacco di soldi, e non credo che si sia rivalutato nel corso dell'ultimo campionato.
Quindi oggi se tu dovessi andare a vendere Dzeko a cifre di mercato saresti costretto a venderlo a una cifra inferiore rispetto a quella che tu hai comprato. A meno che tu non incontri per strada un profondo estimatore, un amateur di Dzeko, che è disposto a tutto pur di portarsi con la propria squadra e quindi magari è disposto anche a pagare qualsiasi cifra. Quindi credo che il fatto che Dzeko, a parole, per quello che ha detto Spalletti, resterà a Roma sia un fatto soprattutto legato alla sua struttura economica in questo momento. E del resto Spalletti un po' quello doveva anche dire, però, Eubaldo. Sì. Nel senso che se avesse detto una cosa diversa mi sarei molto meravigliato, e ha difeso tutti, anche coloro che non rientrano minimamente nei suoi obiettivi, tipo gli Aic, insomma non è un calciatore che gli può servire, e gli Aic non è un calciatore che vuole più stare a Roma, quindi. Però su Dzeko il discorso è sicuramente quello legato alla voglia di non fare delle minusvalenze, visto che la Roma è la società campionessa e cintura nera di Plus Valencia, quindi saranno ben attenti a fare anche questo. E allora Mimmo, aspetta, dimmi un po', fatte conto mi. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao Sena, ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo.